Ciao a tutti, oggi vi preparo un pane casereccio cotto nel forno a legna. Quali sono gli ingredienti? Userò 2,5 kg di farina mista, farina 00 e farina di semola. Userò il 60% di idratazione, quindi metterò 1,5 litri d'acqua. Per lievito ho preparato il polish, sono 400 g di polish, però sono insufficienti per 2,5 kg di farina, quindi userò un po' di lievito di birra. 25 g di sale a chilo, quindi sono 75 g di sale. Ora iniziamo con l'impasto. Scioglierò il nostro polish. Lo scioglierò nell'acqua. Aggiungo un altro mezzo lievito perché sono 400 grammi di polish, sono insufficienti per il nostro quantitativo di farina. Quindi polish, lievito sciolto nell'acqua. Aggiungo altra acqua. Ecco qui. Poi mezzo chilo di farina di semola. Diluisco con l'acqua. Alla fine aggiungo i 70 grammi di sale. Faccio incorporare, vediamo se con questo andiamo meglio, con il cucchiaio è diventato un po' complicato. Forse con la spatola. Dobbiamo ora utilizzare le mani. Aggiungo poi un 200 ml d'olio extravergine d'oliva all'impasto. Impasto.
trasferirò l'impasto sul mio tavolino. Ho comprato il tavolino in marmo su Amazon perché è facile da pulire e non assorbe quindi liquidi. L'impasto ora ha riposato un'oretta e farò delle pieghe per dare struttura al pane. Mettiamo un po' di semola sul tavolino e procediamo per lo scaglio. Guardate come è cresciuto il nostro impasto. Lievitato. Nella nostra scafarea antica non si attacca, guardate, perché è liscia all'interno la parete. Quindi non si attacca l'impasto. Ecco qua. Mi sporco le mani di semola e procedo a fare le pagnotte. Un po' di semola. Allargo senza schiacciare troppo e faccio le pieghe. Sigillo, ripiego, sigillo, pirlo, chiudo bene e metto il primo panetto nel cesto. Questa parte crescerà e poi andrà sotto nel forno, quindi si appianerà. Metto un altro po' di farina e chiudo. Dovranno rilievitare un'ora e mezza. Primo panetto. Vediamo con il secondo. Mi sporco sempre le mani con la semola. E procedo sempre a fare le pieghe. La farina non dovrà andare nell'interno del pane. Facciamo una sorta di cucitura all'impasto. Questo serve sempre ad inglobare aria all'impasto. Seconda panella è pronta. La coda va sempre sopra perché poi quando andremo in cottura questa parte andrà sotto. Semola, cuciamo il nostro panetto e lasciamo crescere il secondo. Ecco il nostro pane appena sfornato e procediamo ora al taglio.
il pane è ancora caldo,